Si è svolta stamattina la giornata degli oratori, il tradizionale appuntamento annuale che vede riuniti gli animatori delle parrocchie trentine. È stato l'oratorio di Arco la sede dell'incontro, con circa 200 persone, che hanno parlato di formazione e di nuovi metodi di animazione dei ritrovi estivi dei Grest. L'incontro ha preso il via alle 9, con attività ludiche e formative, alle 12 la Santa Messa e alle 14:30 i vari laboratori. Qual è il valore dell'oratorio al giorno d'oggi? L'oratorio diventa luogo educativo perché è luogo di incontro. Ciò di cui più oggi forse abbiamo bisogno è trovare spazi di relazione, di incontro, anche intergenerazionali, tra diverse generazioni, tra diversi gruppi. L'oratorio in questo è ciò che possiamo offrire, è ancora attuale, è ancora concreto, con proposte che possono diventare per varie fasce d'età e soprattutto che possono far incontrare varie fasce d'età. E quindi un momento di aggregazione, specialmente per i giovani. Sì, aggregazione, ma soprattutto di educazione, cioè di scoperta di uno stile di vita umano, di uno stile di vita, di capacità di stare al mondo, dentro la realtà, con uno stile che è quello che nasce dall'umanità del Vangelo, dal modo di essere uomo, di essere umano di Cristo. E in oratorio si impara a vivere in questo Mancano 40 modo. secondi. Quale sarà l'attività per quest'anno dell'oratorio di Arco? Allora, noi per le attività estive del 2016 abbiamo in programma un folto gruppo di attività. Inizieremo dal 13 al 24 di giugno con il Grest qua in oratorio per 2 settimane, dove circa 150 bambini con 60 animatori animeranno questi pomeriggi, questa giornata intera in oratorio, alternata con delle gite, con delle uscite qua sul territorio. Poi ci sposteremo in San Giovanni al Monte, dove avremo 4 settimane, dal 2 al 9 luglio il primo turno per le elementari, dal 9 luglio al 16 luglio il turno per le medie. Poi facciamo una pausa perché alcuni di noi animatori, circa una quindicina, parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia, in programma dal 24 luglio al 2 agosto. Dopodiché riprenderemo i campeggi a San Giovanni e saranno dal 6 al 13 agosto per le elementari e dal 13 al 20 agosto per le medie. Quindi questi sono i programmi per quest'estate. Stiamo programmando anche per quest'anno, per concludere l'estate, il torneo estivo, ma più avanti ci saranno delle informazioni più dettagliate.